Benvenuti tutti in questo nuovo video di Zio Massima Codice ed oggi siamo qui in un nuovo episodio riguardante Rocket League. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale, ma soprattutto condividere i video. Ragazzi, oggi siamo qui per fare una partitona, non contro i Dragons, perché se vedete la classifica dovremmo aver vinto già a tavolino, però oggi faremo un partitone non contro i Dragons, bensì contro i Cyclones, per prenderci un altro punto di vantaggio che non è mai negativo. Quindi, avviamoci subito per questa sfida contro i Dragons, che dai, se avete già visto la classifica, non dovrebbe essere una vittoria facilissima, però su Rocket League succede tutto. Attenzione, siamo sulla mappa del nuovo DLC Chaos Run. Terra desolata, questa è una mappa che faccio per la prima volta. Sono sincero, è una mappa che faccio per la prima volta con voi. Cioè, lo faccio anche. Cioè, la prima volta che la faccio anche in tutto l'arco del tempo che sono stato su Rocket League. Ok, basta cazzate. Intanto abbiamo fatto già l'1-0 a 10 secondi dall'inizio di questa partita, quindi dovrebbe, ve l'ho detto, è una partita molto facile, però non si sa mai, perché può succedere di tutto. Vai Wolfman, vai Wolfman, attenzione, ma se mai codici va a rubare con la Wolfman, ma se mai codici va a rubare con la Wolfman, le fiamme che si accendono, signori, incredibile, incredibile. Wolfman segna giustamente, Wolfman 3-0, ma che parliamo a fare, dai? Che parliamo a fare? C'è una partita proprio facilissima questa. Ma se mai lo dici, bam, fa saltare uno della squadra avversaria e respawna, e giustamente chi è che ha tirato avanti? Guardate, boom! Vai! Si stava, eccolo! Mi stavo mettendo un cross in mezzo da solo e poi ha segnato Hound. Grazie Hound, 4-0, la squadra avversaria in tilt non riesce più a concretizzare nemmeno una palla e si vede da questa azione che hanno perso clamorosamente. Wolfman, Shipper, vai grande Shipper. Su assist di Wolfman, ragazzi, 3 gol di Massimo Michael 10, 2 assist di Wolfman, un assist di Shipper, che entrambi hanno fatto 3 gol. A solo Sandro non ha fatto un cazzo, non è che non ha fatto un gol. Ed ecco Wolfman 6-0, ragazzi. Ma che giochiamo a fare? Che giochiamo a fare? A questo punto ce lo potevano dare tranquillamente. No, no, no! Guardate, cazzo! Shipper incredibile! Incredibile! Attenzione, Master Michael 10, la devia, palla allontanata di Master Michael 10. Ci arriva Wolfman con casino in area della Master Spaccaculo, però si va avanti, attenzione! Attenzione! No! Volevo fare il settimo gol! Volevo fare il settimo gol! Vabbè ragazzi, come potete vedere è stata una partita a senso unico, Master Michael 10 con 3 gol, 1 assist, una parata e 4 tiri, Wolfman con 2 gol e 2 assist con 2 parate e 3 tiri, Chipper 1 gol, 1 assist, una parata e 2 tiri, mentre Sandon si è limitato a fare solamente 3 tiri. E i Cyclones hanno vinto, la Master Spaccacula adesso affronterà i Cyclones. E faremo un chiulo così, per prenderci un altro punto di vantaggio in classifica che non è mai brutto, non fa mai schifo. Quindi, giochiamo la prossima partita, vediamo se la giochiamo in terra desolata. Spero di sì, anche perché è una mappa che mi piace. Non è brutta, non è malvagia come mappa. Ah no, Utopia Coliseum, un'altra mappa di un altro DLC. Ragazzi, pronti per fargli il culo! Attenzione,
attenzione, Mastermind 10, grande Wolfman che allontana. Shipper, grandissima parata di Shipper. Mastermind 10 fa quel che può per allontanare Squall. Niente da fare. Rainmaker, il tiro di Mastermind 10 che va a vuoto. Sundown, Rainmaker getta via questa palla. Attenzione, si va avanti, Mastermind 10 fa avanzare la squadra. Shipper, Mastermind 10 attende il cross di Shipper. No! Fury, Mastermind 10! Mamma mia che gol! Signori che gol! Incredibile, Mastermind 10 in volo! Impossibile da parare questa palla che va a posizionarsi sotto la traversa. 1-0 per la massa e spaccacù. Tutta da giocare, attenzione Shipper, in avanti, Fury, devia! No! Vabbè! Autogol incredibile, però veramente qua potevo fare di meglio, cioè mi sono mangiato un gol qui. Guardate, mi sono mangiato un gol, ci ha pensato Storm a metterla dentro, però non fa niente, l'importante è che abbiamo segnato 2-0 a metà gara. Attenzione Rainmaker, mamma mia, Mastermind col 10 che ha allontanato, e qui subisce un gol, però che ha allontanato, incredibile. Guardate qui, non riesce a posizionarsi bene per parare il secondo tiro, però intanto sulla prima conclusione ci è riuscito. Mastermind 10 ancora, palla in avanti per Wolfman, sforbiciata e nessuno in mezzo che va a concludere. Rainmaker, Storm, attenzione Mastermind 10, colpo aereo, Shipper, attenzione il tiro di Shipper a segno, 3-1 a 47 secondi dalla fine. Incredibile, partitona veramente contro i Seagulls. Fury, attenzione, palla che viene parata da Mastermind 10. Signore, la massa spacca cool, vince la partita 3-1, incredibile vittoria, un gol di Mastermind 10, un assist, una parata e due tiri sempre di Mastermind 10, due gol di Shipper, un assist, una parata e due tiri. Wolfman si limita a fare una parata e un tiro, mentre Sandon fa il doppio di Wolfman, ovvero due parate e due tiri, mentre la squadra avversaria, solamente Fury, ha cercato di far risalire il morale alla squadra, ma non ci è riuscito perché Mastermind 10 e Shipper hanno formato una coppia per disintegrare la squadra avversaria. E andiamo a prenderci quest'altro punto. Quindi ragazzi, nella prossima partita vedremo i Mammuts contro la Massa Spaccacool. Se andiamo a vedere adesso la classifica, abbiamo 4 punti di vantaggio sui Cyclones, 5 punti di vantaggio sui Bombers e 6 punti di vantaggio sui Pioness. Signori, nella prossima partita, oltre a vedere la Massa Spaccacool contro i Mammuts, vedremo anche i Bombers contro i Cyclones. Gara per il secondo posto, mentre i Pioness giocheranno contro i Dragons, che è una buona partita per recuperare dei punti contro i Bombers. E niente ragazzi, questo quindi era l'episodio di Rocket League. Come sempre il video, lasciate un mi piace, commentare, iscrivervi al canale, ma soprattutto condividere i video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.